Posso chiederle solamente un... Ah, solo se è più... Sì. Freddy Pacini al momento non se la sente ancora di rilasciare dichiarazioni, ma all'interno dell'officina di Monte San Savino, come ci ha detto la moglie, si respira comunque un cauto ottimismo. Con la nuova legge sulla legittima difesa approvata ieri in Senato, l'imprenditore potrebbe essere infatti definitivamente fuori dai guai giudiziari. Siamo sereni per quello che può essere, perché comunque considerate cosa è successo, però più di questo non possiamo dire, perché purtroppo c'è stata la tragedia unita alla tragedia. Quindi. Il gommista sicuramente tra i più noti, tra quanti potranno usufruire della nuova normativa. Lo scorso novembre sparò ed uccise ad un ladro che in piena notte era entrato all'interno della sua officina. L'imprenditore, esasperato dai furti subiti da anni, dormiva all'interno della ditta. Con la nuova legge adesso scompare dal codice l'eccesso di legittima difesa, reato per il quale il PM Andrea Claudiani lo aveva indagato. Freddy adesso potrà beneficiare degli effetti della legge per il principio cardine del favor rei, ossia se la legge successiva è favorevole, quella si applica, potrebbe così andare verso l'archiviazione. Comunque sì, eravamo già sereni, però ecco, più di questo non... Sono stati mesi difficili, immagino. Molto, molto difficili, vabbè, si immagini, perché solo chi ci è passato lo può capire, solo questo. Intanto proseguono le indagini, Pacini è chiuso nel suo silenzio dalla notte del dramma, ma oggi ha comunque ribadito la volontà di rendere interrogatorio di fronte al PM. Resta ancora infine l'attesa per l'esito della perizia balistica, che dovrà ricostruire quale traiettoria abbiano seguito i due proiettili esplosi dall'imprenditore. Freddy, come sta? Vabbè, dai, è abbastanza con il cuore affranto.